Allora, stamattina partenza in bus da Kuala Lumpur per andare all'isola di Penang. C'è stato un po' di trambusto perché alle 7 c'è stato un temporalone, quindi strade allagate, per arrivare al metro un po' di traffico. Comunque adesso siamo arrivati al terminal e sto andando al mio gate. Sono arrivato da un paio d'ore a Georgetown, capoluogo dell'isola di Penang. Questo è il mio hotel, dove già mi sono sistemato. Solitamente non mi piace fare i room tour, ma in questo caso faccio un'eccezione, perché una stanza così, quando mi ricapita. Allora, sono all'hotel Penaga, sull'isola di Penang, nella cittadina di Georgetown. L'hotel ha, diciamo, sapore vagamente coloniale, letto col baldacchino, divano, specchione, mobili in stile forse finto, forse vero coloniale, magari un po' rimessi a posto, scrittoio e poi, vabbè, bagno grande, normale, ma la cosa bella è che ha l'idromassaggio in camera. E quando mai mi è capitato? Allora, da qualche anno qui a Georgetown sono diventati abbastanza famosi e sono diventati un'attrazione per i turisti degli esempi di street art, soprattutto da quando Georgetown è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO nel 2008 insieme alla città malese di Malacca. Qui a Georgetown, soprattutto in questa stradina che si chiama Armenian Lebu, cioè Armenian Street, ci sono diversi murales, tutti più o meno kitsch. Tra i più famosi ci sono quelli dell'artista lituano Ernest Zaharevich. Uno soprattutto, Zaharevich è detto anche il Banksy malese. Adesso andiamo alla ricerca di quello che è considerato il più famoso, diciamo, che si intitola Kids on a Bicycle. È impossibile fare una foto senza che ci sia qualcuno che si appropria della bici, perché guardare non è sufficiente, bisogna toccare, salire, diventare parte della street art. Allora, prima di parlare di questi due templi che si trovano sempre in Armenian Street, è necessario fare un piccolo rimando alla presenza cinese qui a Georgetown. Allora, i cinesi immigrati alla fine dell'Ottocento diedero tantissimo impulso al commercio e in breve colonizzarono un po' la città, e naturalmente dalla Cina portarono con sé non soltanto tradizioni, cibo, ma soprattutto importarono anche le società segrete. Le società segrete, crescendo in importanza e in potere commerciale, diventarono ben presto padrone della città, e siccome ce n'erano due particolarmente forti, cominciavano a sfidarsi tra loro. Le continue scaramucce sfociarono nel 1867 nei cosiddetti tumulti di Penang, 10 giorni in cui gli affiliati delle due società segrete si diedero battaglia, ergendo barricate per le vie e scontrandosi, finché l'amministrazione britannica fu costretta a chiamare un plotone dei cosiddetti sepoi, cioè i soldati indiani che servivano sotto la corona britannica, che vennero a sedare i tumulti. Ci furono più di 100 morti, e questo dimostrava quanto, diciamo, le azioni delle due società segrete principali fossero del tutto impunite all'interno della città. Eccoci stamattina, yes. Siamo partiti con with my good friend Guna. Guna, yes, I'm a driver. Yeah. Guna, who will be my driver and my guide today, yes. Yes. In this tour around Penang Island. Yes. First step, we are going to see the Sleeping Buddha. Yes, Sleeping Buddha. After that, floating mosque. But
Puerto Fringi and Fishing Village, Monkey Beach. Abbiamo molte cose da vedere. Siamo arrivati al primo delle cose che vedremo, il Buddha sdraiato, okay, che dorme. Ok. You. 5 minutes. No problem. 10 minutes. Ok. La laguna mi ha lasciato, cioè sta alla macchina, e io posso entrare a vedere il Buddha dormiente. Questo tempio, che è esattamente di fronte a quello del Buddha dormiente, è quello invece dello standing Buddha, il Buddha in piedi. So the water arrives till here? No, here, only the wave. One foot wave. Yeah. Guna mi sta raccontando, yes, degli effetti dello tsunami del 2004, e proprio su questa parte di costa alcuni ristoranti e hotel sono stati spazzati via, però loro hanno avuto poche vittime, 17 in tutto sull'isola di Penang. Siamo arrivati al punto in cui inizia, diciamo, il parco naturale, dove c'è il cosiddetto fishing village. We are here. Yes. You want to go by the boat service to Monkey Beach, whatever interesting, like Turtle Beach. Or lighthouse. Yes. How long does it take? No, sir, I think it takes 20 minutes. 20 yeah, minutes, yes. By boat? By boat. Now we are here. Yes. Yeah. So if you like to go Monkey Beach, the Monkey Beach is here. Uh-huh. So if we go by boat, it's around 15 minutes. We can 15? Be, yeah, 15 minutes. 15. Yeah, we can be there. And then on the Monkey Beach there, if you like to go hiking a little bit, you can go to the lighthouse there. We got like a lighthouse. Walking? Yes. How long is it? 45 minutes up, 30 minutes down. Allora, eccomi pronto per questa nuova avventura. Andiamo alla Monkey Beach, che è una spiaggia delle scimmie. Ci si può raggiungere soltanto in barca, quindi ho lasciato una al molo e ho preso una di queste barchette che in un quarto d'ora 20 minuti mi porta alla Monkey Beach. Eccoci arrivati a Monkey Beach. Stiamo attraccando, però non c'è nessun molo, quindi penso che dovremo scendere in acqua. Oh! Ok. You see me? You one decide. Okay? Okay. 1 minute. Come, I take this one. Thank you. Okay, come.
1 2 Abbiamo qua. Vieni, bambini. Ok, come. Stiamo salendo verso il faro. Costruito nel 1883 dagli inglesi, naturalmente, che era un mini trekking incluso nel tour alla Monkey Beach. Sono col capitano della barca che ha deciso di venire con me. E dopo la salita al faro, che è stata abbastanza mortale, sono morto di stanchezza, anche se non eravamo sotto il sole perché eravamo coperti dalla vegetazione. Adesso un bel bagno, non me lo toglie nessuno, almeno mi riprendo un po', poi ce ne torniamo in barca al villaggio dei pescatori dove ci aspetta Guna. Ci siamo spostati leggermente col battello sotto questa zona dove la foresta arriva fino proprio alla spiaggia, perché dice che qua è la zona delle scimmie. Ci voleva almeno vedere il motivo per cui la spiaggia è chiamata Monkey Beach. Ci sarà un motivo, eccolo qua. Sulla strada del ritorno ci siamo fermati un attimo a vedere la cosiddetta floating mosque, cioè la moschea flottante, ma in realtà non è più galleggiante sull'acqua, lo era un tempo, adesso come vedete ha dei piloni ben ancorati, però è comunque sull'acqua. Anche se oggi la giornata non è bellissima e c'è un po' di foschia, quindi la vista non sarà delle migliori, mi sono deciso a venire alla base della collina di Penang, dove c'è una funicolare che ti porta in cima, da cui dovrebbe esserci una bella vista, a patto che oggi si veda qualcosa di bello. Allora, il pannello racconta naturalmente come è stato possibile costruire e deforestare questo passaggio sulla collina in modo da metterci binari per la funicolare. Come dicevo prima, c'è molta foschia, però pensavo quasi peggio. Si vede Georgetown, si vede dall'altra parte Butterworth, che è l'altra cittadina speculare che sta al di là del ponte, e poi si vede tutta la costa malese e le altre isole piccoline che stanno qua nella baia. Naturalmente poi qui su si sono lasciati andare ad ogni genere di attrazione turistica, c'è la foto col pappagallo, c'è quello che fa i massaggi a bordo strada, c'è la ricostruzione di un antico villaggio molto piccolo, c'è una galleria d'arte, naturalmente bar e ristoranti. Ecco il cane del piccolo tempio dedicato a Lord Murugan, lo stesso della grande statua d'oro che c'era alla Batu Cave. Niente, ho finito il mio giro qua sulla collina di Penang. È molto carino anche perché sei immerso in una vegetazione davvero pazzesca. Penso di andare da Nasi Kandar, è arabo, vediamo che cosa offre. Il mare non si vede, ma vi assicuro che siamo sul mare. Questa zona in cui stiamo andando è la zona cosiddetta dei fondini cinesi. Dobbiamo fare un piccolo ritorno indietro alla storia dell'immigrazione cinese, di cui abbiamo già parlato. Alla fine del 1800 i
gruppi di popolazione cinese che venivano, siccome la città non era ancora stata costruita, si organizzarono costruendo delle case palafitta sul mare, collegate tra loro da passerelle, anfratti, templi, piccoli luoghi di riunione. Questi pontili sono ancora oggi abitati dai discendenti di quelle sette famiglie, sette clan originari. Qua tra l'altro ci sono delle vere e proprie abitazioni, non soltanto i negozietti che vendono paccottiglia. Eccoci quasi alla fine dei moli cinesi, che fanno capire bene come erano costruite le case palafitta, collegate tra loro da queste passerelle di legno. Ecco l'ingresso di un altro mercatino coperto. La struttura si vede molto datata. Allora, sono arrivati gli spaghettini, adesso li assaggiamo con carne, in teoria, però ho già visto anche un gamberetto, quindi carne è tutto molto aleatorio come idea. Li immaginavo più fritti, non sono piccanti e neanche speziati, però sono buoni. Questa è Campbell Street di sera, molti negozi sono chiusi, nel frattempo hanno chiuso, però qualcuno resiste ancora aperto, soprattutto i ristoranti, diciamo, dove si può mangiare dello street food, ma anche qualche bottega artigiana. Qui le vie hanno quasi tutte nomi inglesi, naturalmente. La via del mio hotel è Hutton Street. Questa è Campbell, che finisce in Argyll o Argyle.